L'attivazione del taxi sociale, ossia il servizio pubblico di trasporto per cittadini disabili, è la richiesta di Gianmarco Fasciano, 42enne di Andria, che dalla nascita vive con la distrofia di Duchenne. Lo scorso aprile ha contattato il comune della città federiciana per chiedere informazioni sul servizio, ma gli hanno risposto che non è disponibile. Una richiesta, la sua, motivata anche dal fatto che per lui la città non è a misura di disabile. Ci sono delle strade dissestate, piene di buche, scivoli alcuni un po' difficili da percorrere, da salire. Sino a luglio, per spostarsi in caso di pioggia, ha usufruito di un servizio privato. Gli è costato 15 euro per qualsiasi destinazione cittadina, 40 invece per andare fuori Andria. Proprio utilizzando questa navetta, in estate, dopo 25 anni, è ritornato al mare, a Bisceglie. Che cosa hai provato quest'estate al mare? Senso di libertà, di felicità, perché erano 25 anni che non ci andavo, quindi diciamo mi è piaciuto molto. È stata una bella emozione. Sì. Un anno fa, grazie all'ASL di Barletta Andria Trani, ha potuto acquistare una carrozzina elettrica che gli permette di essere autonomo al 100%. Prima, avendone una manuale, aveva bisogno che qualcuno lo accompagnasse. Che cosa significa per te muoverti con questa carrozzina? Anche qui senso di libertà, di indipendenza. Sono molto più felice ora, insomma. Perché secondo te è importante il taxi sociale? Perché permetterebbe di raggiungere alcuni punti più lontani della città, quindi di vivermi un po' la città, diciamo, di più. Chiaramente questo riguarda non solo te, ma anche persone che come te vivono difficoltà fisiche. Certamente, sì, anche anziani, altri disabili, sì.